una grande novità per il Carnevale di Fano. Dopo la collaborazione col ristorante Self Service al Pesce Azzurro, con la realizzazione di un nuovo carro a tema, questa volta saranno gli studenti del liceo Nolfi Apolloni a mettere mano ad un intero carro allegorico. Si sta concretizzando il progetto della carnevalesca di coinvolgere la città e soprattutto i ragazzi al Carnevale di Fano. La scuola Nolfi Apolloni c'è veramente in maniera molto presente, sono molto felice di questo. Quest'anno i ragazzi hanno veramente compiuto un miracolo, faranno un carro di seconda categoria, tutto realizzato da loro. Noi siamo felicissimi di questo, perché tutto il lavoro dello scorso anno sta cominciando ad avere proprio i frutti. Per la prima volta, infatti, nella storia del Carnevale di Fano, un carro allegorico è stato progettato e realizzato interamente da studenti liceali. Tema conduttore, la satira, con un aspetto su come i giovani vivono i giorni d'oggi nel mondo. Vediamo infatti un gruppo di giovani che cavalca un mondo ormai malato, che vomita le sue lordure. Niente, si impossessano dei suoi ingranaggi, delle sue fabbriche, non più per produrre fumo nocivo, ma per produrre colore, che fa anche uscire, trabordare segni di pace, segni di amore. E vediamo appunto come questi ragazzi sono anche un po' il simbolo di quello che verrà portato avanti nel prossimo carnevale o nella prossima generazione del mondo in generale, insomma. È un messaggio di speranza anche che vogliamo mandare. L'iniziativa è nata lo scorso giugno 2017, quando un gruppo di studenti ha proposto l'idea all'ente carnevalesca. Il progetto, subito piaciuto, è poi partito grazie al supporto fondamentale della scuola e grazie all'entusiasmo dei giovani ragazzi. Da quest'anno con l'ente carnevalesca abbiamo potenziato ulteriormente la collaborazione, e in particolare i ragazzi dei vari indirizzi del liceo Nolfi Apolloni hanno attivato dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, quindi dei veri e propri stage lavorativi con l'associazione Fantagruel, e il presidente Sorcinelli, in qualità di formatore, appunto, ha seguito i ragazzi in attività in orario naturalmente extracurricolare, in attività di progettazione e di realizzazione di questo carro.